tra settembre-ottobre, dal 23 settembre al 12 ottobre. Proprio in Italia il mondiale femminile, 6 le città coinvolte, Roma, Trieste, Verona, Modena, Bari e Milano, proprio Milano ospiterà la fase finale. In attesa intanto si può esultare con il beach volley grazie allo storico trionfo nel World Tour della coppia Lupo Nicolai in Cina, trionfo ribadito proprio oggi, pensate, con la vittoria alle Grande Slam di Shanghai. I grandi eventi del volley ci parla Maurizio Colantoni. Sarà la grande estate del volley azzurro, World League, World Grand Prix, e se in Polonia ci sarà l'appuntamento maschile, in Italia, a casa nostra, per la prima volta il mondiale femminile. Un evento da non perdere, non è mai successo nella storia, c'è tanta voglia di esserci. Il mondiale in Italia è un sogno e è una grande occasione per sfruttare la passione che c'è in questo paese come motore trainante, e quindi non vedo l'ora. Non capita sempre di giocare un mondiale in casa. Noi abbiamo l'opportunità, è una bella soddisfazione. Poterci magari entrare in un mondiale che è disputato anche in Italia sarebbe fantastico. Sono 2 anni che i risultati non arrivano, quindi speriamo che davanti al nostro pubblico possiamo fare un grande risultato. E il fatto che sia in Italia penso sia il sogno di ogni giocatrice, poterlo disputare e giocare nella propria nazione. Io spero veramente di farne parte a questo mondiale, perché c'è un'emozione indescrivibile. Giro per lo stivale, 6 città protagoniste, finali a Milano, con l'Italia che partirà da Roma e proseguirà per Bari. Un mondiale è sempre un mondiale. Fare un mondiale in casa presenta anche qualche problematica in più, perché bisogna cercare di arrivare in fondo. Però io sono speranzoso, l'Italia ci ha abituato a fare grandi cose, spero che lo faccia anche stavolta. Il fatto di essere il secondo movimento sportivo italiano a livello di numeri credo sia dovuto in gran parte alla pallavolo femminile. L'unico a vincere, anno 2002, una rassegna iridata, torna alla guida della nazionale nel più importante appuntamento italiano. Ho scelto Marco Bonitta perché ci conosciamo da anni, conosco bene Bonitta. Una bella scommessa per lui e anche per la federazione, però i risultati parlano sempre a suo favore. Una delle sue caratteristiche mi ricorda un po' anche Berruto a livello maschile. Abbracciano tutta la filiera del movimento, dalla juniores, pre-juniores, questa è una loro caratteristica. Carisma, carattere, Marco Bonitta, l'unico a vincere. Per me tornare a allenare la nazionale italiana significa rivivere grandi emozioni, grandi sfide, l'Olimpiade del 2016, una grande opportunità per uno sportivo come me. Faremo convocazioni votate al giusto mix, perché la squadra deve avere freschezza atletica, freschezza anche mentale, ma anche esperienza. L'appello a Marco Bonitta. E beh, un appello semplice, portaci a Milano, dobbiamo arrivarci a Milano. È un appello, non è un ordine, è un appello. Non solo il grande volley, anche tanto beach con le imprese di Lupo Nicolai e un caso, quello di Greta Cicolari. Ma come finirà? Io della Cicolari posso dire che ricordo con molto piacere i successi che ha avuto in coppia con la Menegatti. Io voglio fermarmi a questi ricordi. Poi la scissione della coppia penso che sia dovuta a un fattore tecnico, e le scelte dei tecnici, sia i giocatori che i dirigenti, le devono rispettare. Il lavoro che ha fatto la Federazione UB si vede in base ai risultati che sono avvenuti negli ultimi anni, ma poi parlerei della vittoria al Mondiale, alla tappa del Mondiale di Nicolai e Lupo, e penso, sono convinto che sia a livello maschile che femminile il beach alle Olimpiadi di Rio ci dovrebbe dare grandi soddisfazioni. E ora ci fermiamo.